Buongiorno a tutti e benvenuti a questo 34esimo webinar. Io sono Michela Di Bitonto di Formez PA e continuiamo con questo ciclo dedicato all'innovazione digitale e oggi parleremo del fascicolo sanitario elettronico. Il webinar durerà 1 ora e 30, abbiamo un programma fittissimo oggi, abbiamo 5 relatori. Enrica Massella dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonietta Cavallo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Stefano van der Biel dell'Agid e Chiara Basile sempre dell'Agid, e in più abbiamo una testimonianza di Eric Vizzi dell'INVA, una società in-house della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Allora, come sempre, mi prendo qualche minuto per dare modo a tutti di collegarsi e vi ricordo che questo ciclo di webinar è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agid e Formez PA, Italia Login Servizi Digitali, e ha l'obiettivo proprio di diffondere la conoscenza del piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, nonché agevolare il lavoro che tutte le pubbliche amministrazioni devono attuare per agevolare appunto il percorso di trasformazione digitale dell'Italia. Il nostro punto di riferimento, diciamo, nella progettazione di questi webinar è sempre stato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e, diciamo, questo schema, cioè, questo modello strategico ci ha guidato nella definizione dei diversi webinar che si sono susseguiti, appunto siamo arrivati al 34esimo webinar. E abbiamo più o meno esplorato tutte le tematiche della sicurezza, infrastrutture fisiche, DAF, software libero, competenze digitali, quindi anche tematiche all'atere. E oggi per la prima volta ci inseriamo negli ecosistemi, ovvero nei temi verticali che poi tutta questa infrastruttura tecnologica in qualche modo deve sorreggere. Quindi parleremo di sanità e in particolare parleremo del fascicolo sanitario elettronico, FSE. Il fascicolo sanitario permette a ogni paziente di avere una propria storia sanitaria e permette allo stesso tempo al medico di avere a portata di mano tutte le analisi e tutto il percorso del paziente che sta seguendo, quindi uno strumento assolutamente utile per tutti. Entrando nel vivo del programma di oggi, abbiamo Enrica Massella, che è responsabile del servizio gestione ecosistemi di Agid, che ci presenterà il ruolo del fascicolo sanitario elettronico. Proseguiremo poi con le novità introdotte dalla legge di bilancio, il ruolo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità INI, con Antonietta Cavallo, che è dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale Spesa Sociale, Ufficio Sesto del Ministero dell'Economia delle Finanze. Poi avremo altri due interventi di Agid con Stefano van der Biel che ci parlerà dei modelli di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico e Chiara Basile che ci parlerà dei documenti clinici e dei dati sanitari del FSE sempre. Proseguiremo e chiudiamo con un'importante esperienza della Valle d'Aosta e delle sue prospettive con Eric Vizzi, che è direttore dei sistemi socio-sanitari, amministrativi e enti locali dell'INVA. Ricordo a tutti che potete porre le domande in chat ai nostri relatori, cercheremo di rispondere a quante più domande possibili. E la registrazione e i materiali verranno pubblicati come sempre sulla pagina dedicata all'evento su Eventi PA. Quindi su questa pagina troverete i materiali, le slide condivise dai nostri relatori e la registrazione penso nel pomeriggio. Colgo l'occasione anche per comunicare a tutti i nostri partecipanti che il 19 dicembre chiudiamo l'anno con un webinar dedicato ai web analytics e quindi al monitoraggio dei servizi web della pubblica amministrazione, perché oltre che progettare servizi online, dobbiamo anche poi monitorare come vengono usati e quanto vengono apprezzati anche dai nostri partecipanti e dai nostri fruitori, quindi che cosa utilizzano, come e se il percorso, diciamo, che abbiamo progettato si adegua alle esigenze dei cittadini. Quindi un tema molto importante, invito già tutti magari ad iscriversi cliccando su questo link. Allora, a questo punto, visto il tema molto fitto, direi di cominciare subito e darei la parola a Enrica Massella dell'Agid
Per entrare subito nel vivo del tema di oggi, quindi il fascicolo sanitario elettronico. Quindi chiedo di attivare webcam e microfono. Stiamo già condividendo le slide. Benissimo. Allora, possiamo cominciare. A lei Grazie. la parola. Buongiorno a tutti. Il mio ruolo sarà quello di introdurvi su quello che sono le tematiche del fascicolo sanitario elettronico. Per quanto riguarda il fascicolo, perché il fascicolo? Perché ha un ruolo veramente centrale in quello che è tutto l'ecosistema della sanità digitale. Sanità digitale, le cui azioni sono state definite nell'ambito della strategia della crescita digitale 2014-2020. Perché diciamo che il fascicolo sanitario elettronico è un elemento strategico? Perché è la punta dell'iceberg dove in realtà, perché il fascicolo sanitario elettronico abbia una sua funzione, sia per gli assistiti che per i medici, ha necessità che sotto, possa gestire, quelli che sono i documenti, sanitari, che ne fanno parte, che sono il contenuto del fascicolo sanitario elettronico stesso, ha necessità che vengano predisposte delle infrastrutture, per la gestione, del fascicolo sanitario elettronico e quindi l'accesso a queste infrastrutture attraverso quelli che sono gli strumenti ormai d'uso nell'ambito dei servizi della pubblica amministrazione, quindi SPID e anche soprattutto nel caso del fascicolo sanitario elettronico fornire il consenso alla sua attivazione, ma come fattori abilitanti abbiamo anche l'anagrafe degli assistiti e dei professionisti di tutte quelle che sono le strutture sanitarie. E comunque ha necessità che tutto poggi su dei processi organizzativi che a mano stiamo definendo nell'ambito di quello che è il tavolo di monitoraggio assieme al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero della Salute, per far sì che quelle che sono delle realtà regionali possano in qualche modo collaborare per fornire tutte le informazioni che possono essere necessarie al popolamento del fascicolo sanitario stesso. I riferimenti normativi è soltanto un cenno di quelli che sono le norme dalle quali è partita la gestione del fascicolo sanitario elettronico. Innanzitutto il decreto legge 179, del 2012 che istituisce il fascicolo sanitario elettronico, nell'ambito delle regioni e delle province autonome, nel rispetto comunque della normativa per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Sempre nell'ambito di quel decreto legge è indicato chiaramente che il fascicolo viene istituito con delle finalità legate alla prevenzione e anche per la finalità della cura, della riabilitazione e della diagnosi. È anche indicato che il fascicolo può essere istituito ai fini di studi e ricerche scientifiche, il tutto legato a comunque una governance che prevede una programmazione sanitaria che permette comunque la verifica della qualità delle cure e la valutazione di quelle che sono l'assistenza fornita dalle strutture sanitarie.
A questo poi è seguito il DPCM 178 del 2013, che in qualche modo ha dato quelle che sono le regole per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e che 2015, scusate, il DPCM, e che soprattutto ha indicato quelli che sono i contenuti del fascicolo sanitario. Soprattutto è stato in questo modo dato anche una definizione di quello che è il fascicolo sanitario elettronico, che come vedete è indicato come l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario che vengono generati dai diversi eventi clinici che l'assistito si trova nel corso della sua vita a dover subire come eventi, diciamo, nell'ambito sanitario. I documenti che fanno parte del fascicolo sanitario elettronico prevede diciamo, un nucleo minimo di documenti che devono per forza essere presenti nel fascicolo sanitario stesso e altri documenti che possono essere comunque presenti all'interno dello stesso fascicolo sanitario. Nel nucleo minimo, come vedete, ci sono quelli che possono essere i dati identificativi dell'assistito, referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione e tutto quello che è il profilo sanitario sintetico del paziente. Fondamentale nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico è che venga fornita agli assistiti una idonea informativa per quanto riguarda l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, nel senso che l'assistito deve essere messo al corrente di come può attivare il proprio fascicolo sanitario elettronico, come può poi accedere alle informazioni presenti nel proprio fascicolo sanitario elettronico e quali sono i documenti a cui dà il consenso che vengano inseriti nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico. Per quanto riguarda l'accesso, come è previsto, attraverso credenziali e tutte le modalità di accesso previste dalla normativa vigente. Primo fra tutti è lo SPID, piuttosto che la tessera sanitaria, che è una CNS che anch'essa è prevista per poter accedere ai servizi pubblici. L'accesso avviene tramite il portale del fascicolo sanitario elettronico, fascicolosanitario.gov.it, che è un portale nazionale per quanto riguarda avere informazioni su tutto il fascicolo sanitario elettronico, quindi informativa, quello che può essere la normativa. E consente tra l'altro anche di avere le informazioni sullo stato dell'attuazione del fascicolo sanitario elettronico. Questo portale poi consente anche di accedere a quelli che sono i siti regionali che ogni regione ha messo a disposizione per gli assistiti del proprio territorio. Come dicevo prima, l'assistito prima di tutto deve dare il consenso all'attivazione del proprio fascicolo sanitario elettronico e quindi ad alimentarlo di volta in volta sulla base del consenso che fornisce nel popolamento del fascicolo con
quelli che sono i dati di diagnostica ogni qualvolta ha necessità di rivolgersi per le cure o in caso di ricovero. Quindi, come dicevamo, il fascicolo diventa il cardine per tutte quelle che possono essere le analisi dei dati per quanto riguarda cura, ma anche dal punto di vista della ricerca e anche del governo di quelle che sono le attività che vengono svolte in ambito sanitario. Questo ad oggi è la situazione dei fascicoli sanitari elettronici che sono stati attivati. Come vedete, questo invece è il numero dei referti digitalizzati attualmente presente all'interno dei fascicoli sanitari elettronici che sono attivati. Per concludere, che cosa è necessario fare per quanto riguarda l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico? Allora, sicuramente dare grande rilievo all'informativa su questo fascicolo sanitario elettronico e soprattutto far rendere conto che il fascicolo sanitario aumenta sicuramente il livello di sostenibilità del servizio sanitario e di appropriatezza di quelle che sono le cure che vengono fatte nei confronti degli assistiti. Oltre ad essere di primaria importanza per tutte quelle che sono le interazioni tra assistito e medico. Inoltre migliora sicuramente la qualità della vita e dei cittadini, soprattutto per gli anziani o le persone che in qualche modo hanno delle disabilità e quindi hanno necessità di essere supportate in tutte le loro cure. Vi ringrazio e passo la parola, alla collega, Maria Antonietta Cavallo per quanto riguarda la questione della gestione proprio delle infrastrutture. Grazie. Grazie, una domanda. Le pongo una domanda che è arrivata dalla chat, prima del cambio. È arrivata solo una domanda riguardo quali sono le misure in atto per evitare che i dati contenuti nel fascicolo vengano in possesso di soggetti non autorizzati a trattarli. Allora, sicuramente, come dicevo, l'accesso è gestito attraverso lo SPID, quindi lo SPID sono delle credenziali che vengono offerte al soggetto che ne fa richieste e che vengono fornite dopo autenticazione, identificazione del soggetto stesso. Quindi non sono delle credenziali inviate come una user ID e password da un sistema informativo, ma c'è un soggetto che è l'identity provider che identifica il soggetto e gli dà queste credenziali. Quindi è il soggetto che poi accedendo, soltanto lui ha modo di poter accedere a questa informazione ed è sempre il soggetto che autorizza di volta in volta il medico a poter accedere alle sue informazioni. Quindi Benissimo, grazie mille. Va bene, chiarissimo. E allora a questo punto diamo la parola alla dottoressa Cavallo, per il suo intervento. Grazie.
stiamo condividendo le slide. Salve, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Antonietta Cavallo, direttore dell'ufficio che si occupa dell'implementazione e della gestione del sistema tessera sanitaria, che è diventato un protagonista dalla legge di bilancio 2017, anche del fascicolo sanitario elettronico. Questo sistema della tessera sanitaria ha diverse componenti in realtà, e ognuna delle quali offre dei servizi al cittadino. Il primo innanzitutto, quello della nostra tessera. Siamo tutti abituati ad averla con noi, la tessera sanitaria che ci consente di accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ha a bordo un microchip per l'accesso dei servizi online della pubblica amministrazione, quindi anche una carta nazionale dei servizi, e riporta sul retro anche una tessera, che è la tessera europea di assicurazione di malattia, in modo tale che quando andiamo nei paesi dell'Unione Europea possiamo accedere alle cure sanitarie con totale rimborso da parte dello Stato. Siamo abituati anche come assistiti alla nostra ricetta elettronica, non abbiamo più la nostra ricetta cartacea rossa, che molti di noi si ricordano, ma ormai è una ricetta elettronica, riceviamo soltanto una ricevuta quando il medico ce la compila. Questo progetto ha contribuito alla digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione nel campo della sanità elettronica in particolare, e questo grazie ad un'interconnessione capillare su tutto il territorio nazionale fra il sistema centrale, i medici, le farmacie, gli erogatori delle prestazioni, ospedali, laboratori, sia pubblici che privati, convenzionati con lo Stato. Ha consentito una grossa agevolazione, cioè la spendibilità sul territorio nazionale della ricetta dei farmaci. Se ben ricordate, la ricetta cartacea invece limita l'erogazione solo alla regione. Ovviamente, questo il tutto nel rispetto della riservatezza dei dati e della privacy, e consentendo anche una tracciabilità di tutti i dati. Altro servizio per il cittadino, il controllo, ma soprattutto, come dire, l'assegnazione automatica dell'esenzione per reddito dal ticket sanitario. Questo viene fatto annualmente, grazie a un'interconnessione fra questo sistema e l'anagrafe tributaria, che detiene tutti i dati reddituali dei cittadini, e il Ministero del Lavoro e l'INPS per le condizioni di pensione dei cittadini, in maniera tale da identificare già a inizio anno chi sono coloro che hanno diritto all'esenzione, evitando quindi quell'autocertificazione che veniva posta sulla ricetta fino al 2010. Dal 2011 infatti è partita questa grossa innovazione dei sistemi. Altra innovazione che diciamo conosciamo tutti in quanto lavoratori sono i certificati telematici di malattia. È stato, come dire, dematerializzato quel certificato medico che appunto veniva prodotto dal certificatore, dal medico in questo caso, al lavoratore in caso di assenza per malattia. È il medico stesso che, compilandolo e trasmettendolo al sistema centrale, lo invia all'INPS e l'INPS lo rende disponibile al datore di lavoro, ovviamente solo per la parte di attestato. E il medico cosa fa? Invia soltanto il codice o comunque una copia di questo certificato al lavoratore che è in malattia. Questa quindi, diciamo, comporta una grossa semplificazione dei processi, tracciabilità, sempre nel rispetto della riservatezza dei dati. Altra innovazione abbastanza recente, nell'ambito della dichiarazione dei redditi precompilata. Il sistema raccoglie tutti i dati delle spese sanitarie che vengono convogliate a livello centrale, ovviamente sono le spese a carico dei cittadini, il ticket o comunque l'intramenia e tutte le altre tipologie di spesa, e vengono poi rese disponibili, ma solo se il cittadino non diciamo, impedisce tale disponibilità, quindi la disponibilità all'Agenzia delle Entrate, che procede poi alla compilazione del famoso RIGO, mi sembra che sia alle 11 del modello 730 precompilato.
Ci sarà su questi dati delle spese sanitarie private, una consultazione da parte del cittadino nel dettaglio. In realtà questa funzione sarà disponibile a breve anche con un'app, diciamo, per consentire in maniera più agevole la consultazione di questi dati. Servizi per APA, questi sono, diciamo, i servizi per i cittadini, ma anche la pubblica amministrazione nelle varie articolazioni, ovviamente se autorizzati, consentono di, diciamo, di accedere a questi dati e poter procedere ad esempio al monitoraggio della spesa sanitaria. Il Ministero dell'Economia qui, diciamo, è molto interessato da queste informazioni, Ministero della Salute indubbiamente, Regioni, ASL e ovviamente l'autorizzazione, l'accesso a queste informazioni che sono fortemente sensibili e regolamentata secondo le indicazioni del codice della privacy e dell'autorità garante della privacy. Questo è un sistema che è nato nel 2003, ad oggi appunto ha portato tutte queste evoluzioni e qui in una sorta di orologio e di espressione temporale indichiamo tutta una serie di passaggi che un po' hanno portato ai risultati che abbiamo visto. E gli attori coinvolti sono molteplici, quindi Ministero dell'Economia, Ministero della Salute con cui concertiamo tutti i passaggi del progetto, l'AGID per gli aspetti tecnologici e le regole tecniche da rispettare, e il Garante per la protezione dei dati personali è protagonista di questo progetto appunto per garantire il rispetto e la tutela dei dati personali, le Regioni indubbiamente, l'Agenzia delle Entrate, la SOGEI che si occupano della parte implementativa, l'uno per la realizzazione delle tessere sanitarie, l'altro per l'implementazione del sistema, e attori protagonisti ovviamente i medici, le farmacie e tutti i soggetti che si occupano dell'erogazione delle prestazioni. Le modalità attuative non sono altro che una condivisione dei progetti, dei piani attuativi tra le amministrazioni centrali e le regioni, passando da un controllo che diciamo tecnicamente chiamiamo tavolo di verifica degli adempimenti, che va a verificare passo passo se tutto procede secondo i piani concordati. Rapidamente qui sono indicati i dati dimensionali del sistema, parliamo di grossi sistemi, cito soltanto il numero delle ricette farmaceutiche specialistiche, siamo intorno agli 800 milioni all'anno di dati e 700 milioni di documenti fiscali gestiti, insomma un grosso sistema. Ecco, cosa c'entra il sistema TS col fascicolo sanitario elettronico? E intanto ricordo velocemente, ma l'ha detto la dottoressa Massella, cos'è il fascicolo sanitario elettronico? È la nostra storia clinica, ovviamente sotto forma digitalizzata e con tutti gli eventi clinici che abbiamo subito come assistiti, come pazienti. Serve alla prevenzione, alla cura, allo studio, alla programmazione sanitaria. E la legge di bilancio 2017 ha ritagliato un ruolo per il sistema tessera sanitaria. Infatti, se il fascicolo deve essere realizzato da ogni regione, che si deve occupare dell'infrastruttura del proprio fascicolo, di raccogliere consensi, di digitalizzare tutti i documenti clinici sanitari, realizzare un portale e occuparsi dell'abilitazione per l'accesso dei cittadini, e al sistema tessera sanitario o comunque alla sua infrastruttura è assegnata l'interoperabilità. Che vuol dire interoperabilità? È l'esigenza di far comunicare i fascicoli regionali. Questo perché sappiamo benissimo, sul territorio nazionale noi possiamo ricevere prestazioni sanitarie anche, appunto in regioni diverse. Quindi l'interoperabilità è fare in modo che l'alimentazione del fascicolo sia garantita anche quando mi rivolgo ad una regione diversa dalla mia, oppure se andando, diciamo, in un ospedale di una regione diversa, il medico voglia consultare, diciamo, il mio fascicolo, appunto sfruttando questa comunicazione fra i fascicoli, stessi. Quindi l'architettura del nuovo fascicolo dopo la legge di bilancio è un'infrastruttura che si basa proprio su questo colloquio fra i fascicoli regionali, fra questa l'impalcatura con l'infrastruttura di interoperabilità. Sappiamo
salvaguardando ovviamente ciò che è stato realizzato precedentemente e aiutando in qualche modo le regioni più indietro attraverso un concetto di procedimenti che abbiamo chiamato di sussidiarietà e ovviamente facendo in modo che i piani regionali fossero attuati col meccanismo che ho ricordato prima come dire, della sanzione, dell'adempimento. Cosa è stato fatto quindi a fronte della legge di bilancio 2017? È stata individuata una soluzione progettuale, AGID, Regioni, Ministero dell'Economia, Ministero della Salute e Garante della Privacy, è stata emanata una circolare AGID su questa soluzione progettuale e a fronte di questo un decreto che va a regolamentare tutte le specifiche di questa interoperabilità. In sostanza, cosa fa questa piattaforma nazionale? La comunicazione fra i fascicoli, aiuta le regioni indietro, sussidiarietà, carica i fascicoli con i dati che abbiamo visto, detiene già il sistema TS, e rappresenta anche come dire, un'infrastruttura a supporto del portale nazionale. Quindi, come si attiva per un cittadino il fascicolo? Intanto accedendo al portale regionale e portale nazionale. Il portale regionale è quello ovviamente della regione di assistenza dell'assistito e il portale nazionale, che come diceva la dottoressa Massella, è quello fascicolosanitario.gov.it e che consentirà anche prossimamente anche questa funzione di accesso. E c'è poi la parte fondamentale del rilascio del consenso. Il rilascio del consenso che ovviamente è a tutela della privacy, giustamente prima è stato chiesto come si fa a garantire la riservatezza di questi dati, ecco il consenso è uno di questi passaggi. Il consenso è gestito a livello di informazione in un'anagrafe nazionale presso l'infrastruttura nazionale che è collegata ai dati dell'anagrafe nazionale degli assistiti e questo consente anche di poter rilasciare il consenso in una regione diversa anche di quella rispetto a cui abbiamo la nostra assistenza. Esistono varie tipologie di consenso e quindi di servizi annessi a queste tipologie, alla creazione, consultazione scusatemi, all'alimentazione del fascicolo. Questo consente di creare il fascicolo sanitario di poter essere alimentato con le prestazioni in corso di erogazione. Ma c'è anche il consenso alla consultazione, cioè solo a fronte di questo consenso il medico potrà vedere i dati contenuti nel fascicolo. Consenso al pregresso, cioè posso caricare anche i dati precedenti. Cosa ci sarà nel fascicolo? Le ricette dei farmaci, la specialistica che vengono dal sistema TS, i referti di laboratorio e profilo sanitario sintetico. Questo è il nucleo minimo che abbiamo visto con la dottoressa Massella. Ma se vado in una regione diversa, appunto, e ricevo delle prestazioni, qui scatta l'interoperabilità, cioè appunto il fascicolo sanitario della regione in cui viene erogato il referto, ad esempio, passa questa informazione propriamente all'indice della regione di assistenza, questo tramite appunto questo collegamento dell'infrastruttura nazionale. E se cambio la mia regione di assistenza, che succede? Beh, è qui che interviene ancora l'interoperabilità, cioè il fascicolo, l'indice del fascicolo tecnicamente, passa sull'infrastruttura nazionale e successivamente in maniera automatica alla nuova regione di assistenza. Ma esiste anche un'interoperabilità con i paesi dell'Unione Europea? Beh sì, questo ovviamente ci stiamo lavorando, questo è un grosso progetto che è a livello comunitario. E a che punto siamo? Siamo partiti all'inizio del 2017 con diciamo, una situazione diversificata, diremmo a macchia di leopardo, di realizzazione dei fascicoli in Italia. È stata fatta una ricognizione e chi era indietro e non riusciva come dire, a sostenere le pianificazioni di realizzazione ha fatto ricorso alla sussidiarietà. Quindi siamo oggi a fine anno che tutte le regioni hanno un'infrastruttura di fascicolo sanitario. E per il primo semestre del 2019
dovremmo garantire anche l'altra parte, cioè l'inserimento dei documenti nei fascicoli regionali. Vi ringrazio per l'attenzione e questi sono i miei riferimenti. Benissimo, grazie mille dottoressa Cavallo per la sua presentazione, molto interessante. Allora, le domande per il momento i colleghi in Agi danno risposta a tutto tramite la chat, quindi io direi di passare all'intervento successivo, visto che appunto abbiamo anche i colleghi in Agi che rispondono alle domande, quindi per ora siamo a pari. Man mano che arrivano cerchiamo di rispondere in chat oppure appunto porremo le domande al termine del prossimo intervento. Grazie dottoressa Cavallo. Allora do la parola a Stefano van der Biel di Agid che ci parlerà di modelli di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico. Grazie Michela, buongiorno a tutti. Cercherò di non tediarvi troppo con gli aspetti tecnici, però penso che sia importante dare un po' di riferimenti tecnici anche per i più appassionati dal punto di vista di infrastrutture e di reti che intervengono, anche dalle domande che abbiamo visto. Molti si sono posti il quesito come faccio a verificare, come faccio ad essere sicuro che le mie informazioni non vengono acquisite da altri. Ovviamente, per fare questo abbiamo bisogno di parlare, di chiarire che tutta l'infrastruttura di fascicolo, tutto il progetto di fascicolo viaggia su reti assolutamente dedicate, quindi sono le reti della pubblica amministrazione, quella che voi conoscete come SPC, il Sistema Pubblico di Connettività, che al suo interno ha già delle misure di sicurezza in grado di garantire la riservatezza delle informazioni che circolano sulla rete. Detto questo, la collega che mi ha preceduto, la dottoressa Cavallo, ha ben espresso quello che è la problematica di interoperabilità all'interno di un contesto in cui ci muoviamo, ricordando che ovviamente la sanità, titolo quinto, è di competenza regionale, quindi nel tempo si sono sviluppati dei progetti che ovviamente non erano coerenti o comunque uniformi a livello nazionale. Per fare questo è necessario poi intervenire con dei processi che assicurano l'interoperabilità. Interoperabilità che sono sicuro tutti quanti comprendono quale sia la difficoltà. Basti pensare a un file Word, che è il documento più semplice che tutti conosciamo e che utilizziamo per lavorare. Se andiamo su versioni diverse o su computer addirittura diversi, eventualmente non troviamo la stessa conformazione delle informazioni, non sono addirittura in grado di leggere le informazioni contenute in quel documento. Interoperabilità che parte dalle un modello per cui l'agenzia è chiamata a definire all'interno di un'architettura generale per quanto riguarda la digitalizzazione del paese e i servizi digitali. Modello di interoperabilità che è stato in consultazione fino al 7 giugno del 2018, quindi recentemente è stato licenziato come documento di indirizzo generale, che si pone l'obiettivo appunto di definire quali sono le modalità di interazione e di integrazione tra le pubbliche amministrazioni, di armonizzare le scelte architetturali, quindi qua subentra molto il concetto di definire quelli che sono modelli architetturali di riferimento per lo sviluppo di soluzioni digitali nella pubblica amministrazione, nonché nell'individuazione delle scelte tecnologiche, quanto sia importante essere coerente con il mondo che ci circonda, con le soluzioni maggiormente sviluppate e quindi quali sono le possibilità da un punto di vista tecnico per poi assicurare l'interoperabilità applicativa. Linee guida del modello di interoperabilità che riprendono comunque l'esperienza del fascicolo sanitario elettronico. Perché dico questo? Perché siamo partiti nel 2015, subito dopo la pubblicazione del DPCM, cui è stato menzionato in precedenza, e
e che ha visto una graduale evoluzione del modello di interoperabilità. Interoperabilità che ovviamente si deve distinguere, si divide in due grossi filoni applicativi, la parte di tecnica, quindi interoperabilità tecnica, cioè di colloquio tra diversi sistemi di fascicolo regionale e la parte semantica. Della parte semantica se ne occuperà poi la mia collega, l'ingegner Basile, che è un aspetto fondamentale quando si parla appunto di dati sanitari, cioè qual è l'importanza di avere effettivamente informazione che è utile poi al professionista sanitario, quindi al medico, e che è in grado di interpretare secondo una consuetudine che da un punto di vista tecnico non è sempre garantita. Detto questo, i modelli architetturali di riferimento del fascicolo sanitario elettronico regionale, punto di partenza, ovviamente si sono divisi in due grossi modelli architetturali, perché non ci dobbiamo ricordare che l'infrastruttura può essere realizzata, ma ovviamente la parte fondamentale di un progetto per andare a buon fine, e soprattutto del fascicolo sanitario elettronico, è che la parte alimentante, ossia quelle che dà il contenuto affinché poi il fascicolo sanitario elettronico sia effettivamente ricco di contenuti e dei contenuti che ci aspettiamo, dipende dal grado di digitalizzazione delle strutture sanitarie, che si devono adeguare a quelli che sono gli standard definiti a livello nazionale, di concerto con le regioni, di concerto con tutti gli attori che avete visto che intervengono nel processo, e ovviamente devono essere in grado quindi di produrre le informazioni che possono essere lette su tutto il territorio nazionale nella medesima forma. Quindi i modelli fondamentalmente appunto sono due. Uno è il modello a registri centrali e repository distribuito, cioè che cosa significa? È che il fascicolo sanitario elettronico è un puntatore a un documento che viene prodotto dalla struttura che eroga il servizio. Questo nel principio del mantenere l'informazione sempre unica, cioè che cosa significa questo? Significa che non devo avere duplicazione di informazione, perché questo poi genera assolutamente disallineamento. Quindi è importante che il riferimento anche nel campo sanitario sia assolutamente referenziato in maniera univoca. Oppure, nel caso in cui le strutture non sono in grado di contenere, quindi non sono in grado di fare storage, scusatemi se uso termini tecnici, ma insomma credo che sia abbastanza di uso comune quello di definire che cos'è lo storage, cioè il contenuto dove vado a mettere i dati o i documenti di interesse per il fascicolo sanitario elettronico centralizzato, e questo a supporto delle strutture che appunto non sono in grado di farlo, e viene fornito dalla regione o dalla sussidiarietà nel caso in cui la regione non sia in grado di realizzare tecnicamente soluzioni in grado di rispondere a questo requisito. Siamo partiti appunto, perché dicevo che siamo partiti nel 2015 e c'è poi stata l'evoluzione e le novità introdotte dalla legge di bilancio e dall'introduzione di INI, dell'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità. Siamo partiti da un'interoperabilità di tipo federato. Tipo federato che cosa significa? Significa che le regioni colloquiano direttamente tra di loro. Il modello, abbiamo visto, era non rispondente funzionalmente a quello che era lo scopo, ovvero aveva al suo interno delle problematiche di carattere tecnico che poi appunto sono state superate con l'introduzione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità. Perché dico questo? Perché fondamentalmente il colloquio tra regioni rendeva difficoltosa
Da una parte l'identificazione del cittadino, abbiamo delle anagrafi a livello regionale che non sono allineate con l'anagrafe di riferimento e questo porta a notevoli problematiche, ovviamente centralizzando questa informazione, come è nella natura della razionalizzazione di tutti i dati o i database in possesso della pubblica amministrazione, ha sicuramente introdotto un notevole miglioramento da un punto di vista funzionale. E l'altra questione fondamentale era una gestione di un consenso che non era allineata su tutto il territorio e generava delle possibili discrepanze nel momento in cui dovevo visualizzare o comunque richiamare documenti che risiedevano all'interno di altri contesti regionali. Quindi dal modello federato siamo passati al modello centralizzato, il modello centralizzato di interoperabilità. Che cosa fa nello specifico l'INI? L'INI, a seconda del servizio che viene chiamato, poi entreremo nel dettaglio tecnico di quali sono gli aspetti che vengono assicurati dall'interoperabilità, verifica l'identificazione dell'assistito attraverso il sistema tessera sanitaria nelle more dell'istituzione dell'ANA, che è l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti, e verifica i consensi, e questo permette una circolazione delle informazioni più efficace e più efficiente. Detto questo, quali sono i servizi che vengono assicurati in interoperabilità? Il primo è la ricerca dei documenti, ossia io devo poter ricercare tutti i documenti che vengono prodotti sul territorio nazionale che mi riguardano in maniera completa. Una volta che li ho ricercati, devo essere anche in grado di recuperare questi documenti, quindi devo essere in grado di visualizzare. Ovviamente, questi sono, diciamo, dei servizi che sono evidenti poi alla fruizione del servizio. All'interno di questi servizi ci sono delle funzioni che sono di back-end, li chiamerei di back-end, nel senso che sono di carattere tecnico di comunicazione tra le infrastrutture, ossia ho bisogno di comunicare metadati perché abbiamo visto il fascicolo che si compone di un indice è composto da metadati, quindi ogni qualvolta viene prodotto un documento, ogni qualvolta viene cambiato l'assetto di un documento o viene prodotto un nuovo dato, devo comunicare questi metadati sull'indice. Devo essere in grado di cancellare quei metadati che io ho fornito in caso di errore, in caso di cancellazione di un documento e devo essere in grado, appunto, in caso di trasferimento da una regione all'altra, trasferire questo indice da un contesto regionale ad un altro. Per fare questo si sono utilizzati degli standard che sono a livello europeo, già inseriti come standard di riferimento per le gare di carattere pubblico a livello europeo, che è lo standard IHE, Integrated Healthcare Enterprises, che è lo standard con cui tutto il mondo sanitario a livello europeo si sta muovendo per le comunicazioni di carattere appunto di protocolli di comunicazione. Oltre a questo, e diciamo di questo ne parlerà poi nel dettaglio la mia collega Basile, si usa lo standard di codificazione dei dati secondo lo standard CDA2. Quindi sono standard che sono assolutamente utilizzati a livello europeo, che tutte le regioni stanno implementando per il colloquio tra i diversi contesti regionali. Ho riassunto brevemente quali sono gli standard di riferimento che utilizziamo, per il modello, ma questo da un punto di vista puramente, diciamo, di informativo, per diciamo, contestualizzare quali sono, le scelte che sono state fatte nell'ambito sanitario e nell'ambito della comunicazione tra i vari fascicoli sanitari elettronici. Come diceva la dottoressa Cavallo, stiamo lavorando anche per l'interoperabilità di carattere europeo.
E questo grazie infatti allo sviluppo di standard che sono utilizzati a livello europeo. Che cosa, su cosa si sta lavorando? Si sta lavorando sullo scambio fondamentalmente del patient summary, del profilo sanitario sintetico, e dell'e-prescription, ossia della prescrizione. Questi sono allo stato attuale quello che l'Europa, non tanto più come progetto, perché deriva da progetti in cui sono state fatte le sperimentazioni, ma sta mettendo in produzione lo scambio di queste informazioni a livello europeo. E per fare questo si usa un gateway, un connettore tra i diversi stati membri, che è il National Contact Point for eHealth, in grado di dialogare tra i vari stati membri. La difficoltà qual è? La difficoltà è ovviamente estesa rispetto a un contesto regionale dove già vedevamo quali erano le difficoltà di far dialogare i sistemi di fascicolo regionali, ossia codifiche che non sono standardizzate, ossia protocolli di comunicazione che non sono standardizzate. Ovviamente ci ritroviamo a dover interagire con 28 sistemi di fascicolo diverso. Per fare questo, ovviamente, c'è un grosso lavoro per cui il National Contact Point for eHealth è in grado di tradurre in maniera certificata, e per questo è il grande la lavoro di codifica e di attribuzione delle varie codifiche tra i vari sistemi nazionali che partecipano al progetto, in grado di tradurre le informazioni codificate a livello nazionale nelle codifiche definite a livello europeo. Questo per avere sempre la certezza dell'informazione contenuta all'interno degli scambi di dati e documenti tra i diversi stati membri. Con questo ho finito la panoramica sull'interoperabilità. Se ci sono domande, sono aperto a rispondere a qualsiasi domanda. Allora, grazie Stefano. Sono arrivate varie domande, ma i colleghi hanno risposto già a diverse domande. Provo a porti questa. Antonello Carone chiede se il paziente può inserire documenti sanitari consultabili dagli operatori sanitari, ad esempio allergie, per chi effettua soccorsi per emergenze. Allora, sicuramente il paziente può inserire la propria documentazione, perché è previsto all'interno del fascicolo la sezione del taccuino. Il taccuino non è altro che la possibilità o di inserire dei parametri che uno ritiene importanti siano visibili ai professionisti a cui si rivolgere, però anche la possibilità di inserire documentazione propria. Questa ai fini di una valutazione da parte dei professionisti sanitari che prendono in carico l'assistito. Ovviamente la differenza sostanziale qual è? Mentre nel fascicolo abbiamo dei dati e documenti, quelli definiti a livello di normativa, che sono certificati, perché ne sappiamo effettivamente la provenienza che proviene appunto dal mondo, dal sistema sanitario nazionale e prossimamente anche da quello privato. Ovviamente quelle informazioni che carico io come cittadino all'interno del taccuino sono suscettibili ovviamente di interpretazione, non c'è la certezza della fonte di provenienza di questa informazione. Detto questo, comunque sui documenti di cui parlava, si sta ovviamente lavorando affinché anche queste tipologie di documenti provengano da fonti certificate. L'abbiamo visto, no? Quali sono i documenti che entreranno a far parte del fascicolo. E questo dipende, da come ci siamo già detti, dalla maturità di digitalizzazione all'interno delle strutture. Quindi ci sono strutture in grado di avere una digitalizzazione più avanzata e quindi non solo di avere ad esempio il referto di laboratorio, ma anche l'immagine, quindi la radiologia, e ovviamente questi documenti, queste informazioni vanno a finire nel fascicolo sanitario elettronico. E il concetto è: non è precluso nulla, cioè si sta lavorando affinché il fascicolo sia completo nella totalità dei documenti
che ci riguardano, purtroppo direi, nel percorso sanitario, nella misura in cui questo processo ha un avanzamento che dipende ovviamente dal grado di digitalizzazione da parte delle strutture, tenendo conto che le strutture devono adeguarsi a quelli che sono i formati che noi stiamo in questo momento strutturando da un punto di vista tecnico affinché tutti utilizzino lo stesso modello architetturale sia di impianto documentale ma anche di contenuti di dati. Ma di questo appunto ne parlerà molto più nel dettaglio la mia collega Basile. Benissimo, allora diamo la parola a Chiara Basile, grazie mille Stefano anche per i tuoi chiarimenti. E A voi. proseguiamo e poi diamo modo appunto agli utenti di fare ulteriori domande. Grazie. Allora possiamo condividere le slide di Chiara Basile. Benissimo, buongiorno. Allora do a lei la parola, le slide si stanno caricando. Buongiorno, io sono Chiara Basile per l'Agenzia per l'Italia Digitale. Il mio focus sarà sui documenti clinici e sanitari presenti nel fascicolo sanitario elettronico. Come già vi ha introdotto la dottoressa Mastella, ma anche gli altri colleghi, il fascicolo sanitario elettronico presenta diverse tipologie di documenti, suddivise in un nucleo minimo e in altri documenti. Quindi nel nucleo minimo sono presenti, oltre ai dati identificativi, tutti i referti, quindi dal referto di laboratorio al referto di radiologia. E altri documenti fondamentali sono il verbale di pronto soccorso, le lettere di dimissioni ospedaliere, il profilo sanitario sintetico che abbiamo più volte nominato durante l'intervento. Un altro punto molto importante è la governance del processo, la governance che è stata portata avanti dal tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico, dove ne fanno parte, oltre il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Salute e l'Agenzia dell'Italia Digitale, tutte le regioni e l'Autorità Garante per la Privacy. I compiti del tavolo tecnico sono il monitoraggio costante dello stato di attuazione del fascicolo sanitario elettronico presso le regioni e un altro compito fondamentale del tavolo tecnico è l'elaborazione dei contenuti, formati e standard dei documenti presenti sia nel nucleo minimo anche i dati e i documenti integrativi. In particolare, all'interno del tavolo tecnico di monitoraggio sono stati istituiti 9 gruppi di lavoro, ognuno appunto per, come vediamo nella slide successiva, ha il compito di elaborare contenuti informativi, quindi definire per tutte le tipologie di documenti contenuti nel fascicolo sanitario elettronico un dataset condiviso a livello nazionale. Quindi a questo punto l'altra cosa fondamentale del dataset è decidere le codifiche utilizzate per i diversi value set dei documenti. A questo punto il gruppo di lavoro deve proporre una bozza di specifiche tecniche in CDA2. La metodologia dei gruppi di lavoro, c'è una regione che è capofila, che organizzerà tutti gli incontri operativi. Il Ministero della Salute vigila su questi gruppi di lavoro e organizzerà degli incontri per lo stato di avanzamento dei lavori. A questo punto verranno prodotti dei deliverable con dei risultati. Abbiamo parlato molte volte di standard, per la documentazione è stato scelto, che è una scelta anche condivisa a livello europeo e internazionale, lo standard CDA2. CDA sta per Clinical Document Architecture e quindi è uno standard per il markup dei documenti per la struttura e la semantica di documenti clinici che siano anche interoperabili. Quindi il CDA è un documento a tutti gli effetti, un documento che viene firmato. Non è un documento human readable che per leggerlo ha bisogno di un suo foglio di stile. Quindi una volta che il CDA è composto dal suo foglio di stile diventa fruibile da parte degli utenti che possono essere sia i pazienti che gli operatori. Il
Il documento è strutturato in una sezione di header e di una sezione di body. Nella sezione di header sono presenti l'ID del documento, tutti i dati anagrafici del paziente, sono presenti tutti i dati del medico che ha redatto il referto. Nella parte di body invece è proprio la parte clinica strutturata, value set di tutti i referti. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dello standard del CDA2? Ovviamente l'elevata qualità della documentazione, una struttura accurata e completa. Come ha detto anche la dottoressa Mastella, il fascicolo sanitario elettronico, i dati presenti nel fascicolo sanitario elettronico possono essere utilizzati ovviamente opportunamente anonimizzati per scopi secondari di ricerca e governo. Quindi avere un dato strutturato ci permetterà poi di utilizzare questi dati in modo facile e fruibile. Ovviamente è anche tutta la base per poi utilizzare questi dati attraverso lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni in ambito medico, che sono sempre molto importanti. Quindi quali sono i nostri obiettivi? Articolare una roadmap completa per avere tutti i documenti elettronici strutturati e interoperabili. E incoraggiare e sostenere lo sviluppo di specifiche coerenti e armonizzate. Qual è il processo per la standardizzazione dei documenti sanitari? Si parte, come abbiamo detto, dai gruppi di lavoro, dai risultati dei gruppi di lavoro. Questi risultati vengono sottoposti a un gruppo tecnico composto dalle regioni, da AGID e da HL7. Che avviano insieme il processo di fast track. A questo punto il documento, la guida implementativa, viene sottoposta alla comunità di HL7 attraverso una procedura di ballottaggio, una sorta di consultazione pubblica, per cui poi lo standard viene pubblicato ufficialmente sia sul sito fascicolosanitario.gov.it, che abbiamo più volte ripetuto durante questo webinar, ma anche sul sito di HL7 Italia. Facciamo un esempio concreto del lavoro che è stato fatto, che continuiamo a fare, per esempio l'esempio della lettera di dimissione ospedaliera. La lettera di dimissione ospedaliera è un documento molto importante che viene rilasciato al paziente al termine di una fase di ricovero ospedaliero e contiene le indicazioni per gli eventuali controlli o terapie da effettuare. Quindi, insieme alla Regione Emilia-Romagna, che è stata la capofila di questo gruppo di lavoro, abbiamo condiviso le best practices delle diverse regioni e visto, definito un unico dataset a livello nazionale dove per ogni tipologia di dato abbiamo definito sia la codifica sia il fatto che questo dato sia obbligatorio e facoltativo e infine implementato la guida implementativa per lo standard, attraverso la quale poi verranno sviluppati tutti i software gestionali che definiscono la lettera di dimissione ospedaliera. Nella slide vi ho anche elencato un po' le tempistiche, abbiamo messo il documento in ballottaggio il 7 novembre, chiuso il ballottaggio, la consultazione pubblica, il documento è stato pubblicato sul sito del fascicolo sanitario elettronico, quindi è consultabile da tutti, ma anche sul sito di HL7 Italia. Altro esempio, un altro documento molto importante è il verbale di pronto soccorso. Il verbale di pronto soccorso è un documento che riassume i risultati di tutte le indagini eseguite a regime di urgenza e di pronto soccorso, attestando quanto è stato effettuato e l'inquadramento clinico. Anche in questo caso, capofila la Regione Emilia-Romagna, abbiamo confrontato tutte le diverse esperienze a livello nazionale e abbiamo definito anche in questo caso il dataset. Il documento è stato messo in ballottaggio a gennaio, abbiamo chiuso il ballottaggio a febbraio e abbiamo pubblicato i risultati sul sito del fascicolo sanitario elettronico e sul sito di HL7. In questa slide vi metto lo stato di avanzamento di lavoro di tutti i gruppi. I documenti che sono stati standardizzati sono il referto di radiologia, il verbale di pronto soccorso, le lettere di dimissione ospedaliera e il documento di esenzioni.
tutti gli altri gruppi hanno consegnato i primi deliverable finali, adesso sono in fase di scrittura le diverse guide implementative anche per gli altri documenti. Adesso, come agenzia, presentiamo il modello integrato per la sanità digitale, dove più volte abbiamo detto che il fascicolo sanitario elettronico è quella piattaforma abilitante che permette di comunicare diversi stakeholders all'interno del paziente e del cittadino. Quindi, come potete vedere, nel modello c'è tutta la parte dei servizi offerti ai cittadini, con i verticali che per noi sono tutta la parte di sicurezza, di garantire la sicurezza di tutto il sistema, anche la parte di governance, di utilizzo dei dati per ricerca e governo. Ma soprattutto stiamo facendo un focus specifico sulla gestione documentale e sulla conservazione dei documenti in sanità, in quanto sì, è vero tutto il bellissimo processo che stiamo facendo nel fascicolo sanitario elettronico. Però stiamo focalizzando la nostra attenzione che questi documenti siano prodotti in maniera standard e che tutto il processo, dalla produzione all'archiviazione alla conservazione, sia gestito uniformemente in tutte le aziende sanitarie per avere un dato once, come dice il nostro direttore generale, unico e avere sempre riferimento al dato sanitario. Con questo finisco la mia presentazione e vi ringrazio. Benissimo, grazie Chiara. C'è una domanda di Lorenzo Ivaldi che chiede se può indicare se esiste un documento che parli di sicurezza informatica dell'FSE. Sì, nelle linee guida per il fascicolo sanitario elettronico dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 2014 esiste un capitolo dedicato alla sicurezza del fascicolo sanitario elettronico. Benissimo. E poi un'altra domanda è se la funzione del taccuino rientra tra le attività di implementazione in capo alle regioni. Sì, ovviamente ogni regione ha implementato il suo taccuino, esiste anche un gruppo regionale per fare un unico taccuino per unificare i diversi taccuini delle regioni. Comunque è la regione a implementare la sezione taccuino nel fascicolo sanitario elettronico. Va bene, ringrazio anche Chiara Basile per questo intervento e anche per essere stati tutti appunto nei tempi. Grazie mille a tutti e grazie anche al lavoro che è stato fatto in chat intanto di risposta alle tante domande che sono arrivate. Allora io direi a questo punto di dare la parola a Eric Vizzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della società Inhouse Inval, che ci presenterà l'esperienza appunto della Valle d'Aosta. Allora a lei la parola, grazie. Grazie intanto e buongiorno a tutti. Sì, come introdotto, io cercherò in qualche modo di portare l'esperienza reale di implementazione e di attuazione del fascicolo sanitario elettronico nel contesto della Regione Valle d'Aosta. Diciamo che il contesto è un contesto molto piccolo perché la Valle d'Aosta, come penso tutti sappiate, è un territorio che conta circa 125.000 abitanti e è caratterizzato da un'unica azienda ospedaliera che è organizzata in quattro distretti e da un ospedale che è posizionato nella città di Aosta con una capacità di circa 450 posti letto e 50 posti in day hospital, con un 110 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. E, sebbene il contesto sia piccolo, comunque la tematica e le complessità ci sono anche in un contesto piccolo e sicuramente il fascicolo sanitario elettronico per la Val d'Aosta rappresenta un servizio importante perché tenuto conto della complessità territoriale, ci sono dei paesi nelle valli laterali che distano moltissimo dal centro, da Aosta, per cui la sanità digitale sicuramente
cerca di portare più vicino i servizi sanitari a questi cittadini. Quindi diciamo nel 2012-2014 nasce questo progetto che da una parte orienta e cerca di portare ad adempiere alle linee guida definite a livello nazionale, come ben spiegato in precedenza, realizzare il fascicolo sanitario elettronico regionale all'interno del quale far confluire dati e documenti da rendere poi disponibili sia ai cittadini ma anche e soprattutto agli operatori sanitari e contestualmente però l'obiettivo che si è data alla Regione Valle d'Aosta è contestualizzare a questa progettualità anche lo sviluppo di servizi innovativi di sanità digitale. Quindi non solo fascicolo come originariamente era stato un pochino concepito, dove adesso si sta comunque anche sui tavoli nazionali trasformando in sanità in rete. Noi quando siamo partiti già orientavamo lo sviluppo di servizi aggiuntivi rispetto alla pubblicazione, alla consultazione di dati e documenti. Proprio per quello che dicevo, agevolare la relazione con il cittadino, con l'assistito e agevolare la relazione anche tra gli operatori sanitari nella condivisione di documenti, di informazioni per ottimizzare i processi di cura a favore di noi cittadini. Quindi il progetto esecutivo, attuativo, diciamo che per la Val d'Aosta è nato concretamente nel 2014 è stato un progetto cofinanziato che ha visto in un anno e mezzo un impegno molto, molto importante di un gruppo di lavoro che ci ha consentito appunto in questo periodo di tempo di arrivare all'attivazione del fascicolo Valle d'Aosta il 9 novembre del 2015. Diciamo che partivamo da un contesto tecnologico dell'azienda sicuramente evoluto, avanzato, quindi avevamo delle basi molto, molto solide su cui realizzare il fascicolo, ma l'impegno è stato comunque notevole. Dal 2015 ad oggi il percorso si è costruito, si continua a investire sui servizi, sulla rete, sull'innovazione e quindi è un progetto che in qualche modo non ha una fine, diciamo che ha avuto un inizio ma continuerà a evolvere e a crescere nel tempo. Nel 2016 abbiamo attivato il portale del fascicolo anche ad uso degli operatori sanitari e in quest'anno abbiamo fatto un altro salto di qualità molto importante perché stiamo attivando la possibilità di utilizzare il fascicolo anche attraverso app, sia mobile che via tablet. E alcuni servizi che poi vi descriverò dopo, molto almeno per il nostro territorio innovativi, e contestualmente siamo sui piani nazionali di integrazione con la piattaforma INI, come descritta in precedenza, proprio per l'interscambio di documenti e dati verso tutte le altre regioni che hanno il fascicolo attivo. Il progetto è complesso perché comunque ha un insieme di stakeholder, di soggetti coinvolti molto molto ampio, dai soggetti ovviamente centrali, la pubblica amministrazione centrale, le società supporto nell'ambito informatico dei sistemi centrali, all'ente Regione Valle d'Aosta che ha comunque definito e indirizzato sul territorio la strategia attuativa, alla nostra azienda sanitaria regionale che ha governato e ha orientato lo sviluppo dei processi e la revisione dei processi per passare in molti casi dall'analogico al digitale. La società IMBA, che io rappresento, che è la società in-house che si occupa dell'informatica, quindi interpreta i bisogni dei nostri soci azionisti e cerca di realizzarli da un punto di vista dell'informatica, ovviamente con il supporto del mercato, dei fornitori, in questo caso specifico i fornitori dell'ICT nell'ambito sanitario.
e portando poi i servizi alle aziende, ai medici, all'ente regione stesso, agli enti locali, nell'ambito sociale, e così via. Ci sono poi gli enti erogatori e gli enti beneficiari. Sovente gli erogatori sono anche beneficiari quando c'è un'integrazione tra operatori sanitari. In Val d'Aosta, appunto, c'è l'azienda sanitaria, ma ci sono anche gli enti convenzionati, ci sono i medici di famiglia, ci sono le farmacie e poi ci sono i beneficiari finali, in primis i cittadini e gli operatori sanitari. Per portare avanti il progetto si è data molta attenzione a creare dei gruppi di lavoro interistituzionali e multiprofessionali che hanno orientato i requisiti, hanno definito, valutato le soluzioni e quindi sono stati un punto centrale per il raggiungimento del risultato. Facendo attenzione che non è solo un progetto informatico, anzi, probabilmente sono molto più importanti altri aspetti, sicuramente l'ambito clinico, l'ambito giuridico, archivistico, perché tenete conto che il passaggio dal cartaceo al digitale e alla condivisione di documenti tra soggetti diversi, la privacy, la sicurezza dei dati ha un impatto molto forte anche su tematiche giuridiche e archivistiche. Il tema della comunicazione e la diffusione della conoscenza, dell'informazione sui servizi e la capacità di erogare servizi ai cittadini e quindi agevolare l'utilizzo dell'innovazione. Il progetto sicuramente si è articolato quindi su attività più di governance, più di gestione e attività tecniche. Dalla la governance, ovviamente il coordinamento di questi tavoli, l'acquisizione attraverso il mercato, dal mercato attraverso gare dell'innovazione, delle soluzioni, degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi dell'azienda perché potessero gestire i documenti in formato digitale, piuttosto che anche l'acquisto di comunicazione verso la cittadinanza. Per noi è stata una complessità in più avere un progetto cofinanziato perché ci ha richiesto anche un impegno sotto il punto di vista di governare al meglio la gestione della spesa, rendicontarla in modo dettagliato, in modo puntuale, puntando molto attenzione sui costi e sull'economicità del progetto. Dal punto di vista tecnico, ovviamente la progettazione, la realizzazione di un'architettura di carattere regionale, la digitalizzazione dei documenti sanitari, che uno pensa sia può immaginare un'attività molto semplice, ma in realtà ha un impatto notevolissimo, perché se, come vedremo dopo, il ciclo di vita del documento digitale è un ciclo molto lungo e richiede un'innovazione, un cambiamento tecnologico abbastanza importante. La realizzazione dei portali, dei servizi, le azioni di comunicazione, la formazione, l'informazione agli operatori e la relazione con i cittadini sul territorio per l'attivazione delle credenziali, piuttosto che del supporto alla gestione digitale del fascicolo sanitario, partendo in primis dal consenso. L'architettura sintetica, adesso qui non mi soffermo molto perché è stata descritta in modo molto puntuale in precedenza, però diciamo che è basata su tre principali livelli, l'abbiamo interpretata in questo modo. Ci sono i produttori che ovviamente hanno dei flussi, dei processi interni al proprio contesto, alla propria azienda, che devono creare delle informazioni digitali che dovranno archiviare all'interno di un loro sistema che è denominato repository, il DSE, il dossier sanitario elettronico, è un contesto, diciamo, logico, fisico di consultazione all'interno dell'azienda, di questo archivio, che poi vengono trasferiti al fascicolo regionale, quindi con delle logiche, dei criteri basati sul fatto che l'assistito abbia dato il consenso, sul fatto che quel documento sia digitalizzato secondo certi requisiti. Quindi questa architettura centrale non, è composta da oggetti fisici, quindi un repository piuttosto che un motore di integrazione, piuttosto che strumenti per gestione logiche, ma soprattutto è composto da linee guida, da specifiche, da logiche, da standard adottati e quindi c'è qualcosa che non è visibile fisicamente, ma in qualche modo è fondamentale per riuscire a governare tutto il processo. Questo
Questa infrastruttura, oltre a interagire con i singoli produttori di dati, in questo momento interagisce anche con l'infrastruttura nazionale e poi da qui si costruiscono i servizi che vanno a essere distribuiti ai cittadini o agli operatori. Il processo è molto, quindi molto articolato. Adesso su questa parte, visto che non ho molto tempo, non mi soffermerò molto, ma lo potrete vedere nella presentazione che viene distribuita. Partire dal fare rete, quindi identificare gli operatori, dargli gli strumenti di firma digitale, metterli in condizioni di governare un processo digitale, raccogliere i dati e i documenti, trasformare il dato e utilizzarlo in ottica di informazione e poi governare e passare al processo in rete, alla condivisione, a quello che è il valore aggiunto effettivo di essere in un contesto innovativo. Questa parte, come dicevo, la tralascio. Allora, nella realizzazione del fascicolo, il primo punto che è stato ovviamente tenuto in considerazione è l'autenticazione. Per autenticare i cittadini si è attivata una rete di sportelli in collaborazione tra la regione, gli enti locali e l'azienda, dove è stata attivata la tessera sanitaria che richiede il rilascio, il contatto de visu con l'assistito, il rilascio di un PIN, di credenziali. E con l'istituzione anche di punti di assistenza per i non digitalizzati, in modo tale da veramente agevolare le fasce più deboli, che potevano avere difficoltà in questa trasformazione verso il digitale. Ovviamente è stato abilitato SPID, che è un cambiamento importante, perché noi all'inizio con la tessera sanitaria qualche problema l'abbiamo avuto, perché non è così semplice e immediata, in quanto richiede l'installazione di alcune componenti sul client. Il consenso è stata fatta una scelta molto radicale in Val d'Aosta, consenso dato solo online, parliamo di fascicolo sanitario elettronico, quindi un consenso allo sportello non ci sembrava opportuno, quindi il cittadino deve darlo online, può darlo per delega sia come tutore sia per i propri figli, è un consenso fasce deboli con questi servizi di supporto che dicevo in precedenza. Ovviamente tutto il processo di consenso viene tracciato, viene logato, risponde a un'informativa che è stata anche ricondotta, adeguata anche a quello che è stato definito a livello nazionale, consente l'oscuramento di documenti sia a livello generalizzato per determinate gruppi di operatori, ma consente anche di andare puntualmente sul singolo documento e renderlo oscurato. E ovviamente la possibilità di recuperare i documenti storici, se io do il consenso oggi e l'azienda comunque nel tempo ha trattato all'interno del suo dossier questi documenti, io posso abilitare e chiedere che vengano trasferiti sul mio fascicolo. Il fascicolo oggi si può utilizzare dal portale. Sia per l'operatore che per il cittadino, è stata fatta un'azione importante anche dal punto di vista della comunicazione e dell'usabilità per agevolare e semplificare il più possibile il cittadino nel trovare le informazioni in modo veloce, quindi frasi semplici, un linguaggio molto comune, informazioni giuste e limitate. Ad oggi stiamo in fase di pubblicazione anche dell'app per il fascicolo e la sanità in rete. L'app può essere scaricata da Android e da iOS, quindi sia sui due canali. E l'altra cosa importantissima è che l'app è stata già realizzata in modo nativo con l'integrazione con SPID, quindi l'autenticazione avviene attraverso SPID e integra altre piattaforme nazionali, tipo il pagamento dei ticket. Come vedete sull'app abbiamo portato anche la visualizzazione delle immagini di radiologia, alcune funzionalità e servizi aggiuntivi, quindi la ricerca delle farmacie piuttosto che il mostrare le farmacie di turno, le farmacie che hanno farmaci per celiaci e così via.
Quindi fascicolo, ma anche servizi di sanità elettronica. A oggi diciamo che questo è un pochino in sintesi il perimetro di che cosa noi abbiamo all'interno del nostro fascicolo. Partendo dal centro, la consultazione di quei documenti che vedete nel riquadro, quindi referti di laboratorio, radiologia, anatomia patologica, ambulatoriali, radioterapia, dimissioni lettere di dimissioni ordinarie, NDH, verbali di pronto soccorso, atti operatori, profilo sanitario sintetico, i promemoria farmaceutici e specialistici, i documenti ad uso esterno ma anche ad uso interno, quindi chiuso il ricovero, i documenti digitalizzati che sono stati prodotti all'interno di quel ricovero vengono pubblicati, esenzioni e vaccinazioni. A contorno abbiamo digitalizzato questi servizi, promemoria ricetta, prenotazione delle ricette, pagamento del ticket e consegna online del referto. Come potete vedere, questo è quasi un ciclo completo digitale a supporto del cittadino. Quindi in tutti questi casi il cittadino non deve neanche più andare a uno sportello, ma può farlo direttamente online. Altri servizi, la scelta e la revoca del medico, il taccuino personale, la gestione delle notifiche, per esempio dei TAO, chi ha la necessità di avere i risultati del TAO, nel momento in cui al mattino va a fare il prelievo, viene refertato il documento, gli arriva una notifica via SMS del risultato e contemporaneamente anche il documento digitale sul fascicolo. Le immagini DICOM e l'interregionalità. Ovviamente è fondamentale il canale di supporto, la gestione della relazione con il cittadino, raccogliere dal cittadino le informazioni di ritorno sulla qualità dei servizi, in modo tale da mettere in piedi dei processi di evoluzione, innovazione, miglioramento delle azioni migliorative. E anche su questo punto sicuramente vogliamo investire, arrivare anche a logiche di live chat, quindi rendere sempre più veloce e interattiva l'interazione. La comunicazione e l'informazione, fattori fondamentali per riuscire ad avere una elevata diffusione del fascicolo, e quindi il risultato raggiunto sicuramente è stato importante con questa logica di impostazione. Abbiamo creato un sistema a rete dove abbiamo coinvolto tutti gli stakeholder in modo proattivo, abbiamo creato sportelli per la relazione con il cittadino, abbiamo adottato e integrato le piattaforme nazionali. Siamo arrivati ad oggi al 54% degli assistiti che hanno rilasciato il consenso all'attivazione del fascicolo. E tutti i medici di famiglia e gli operatori sanitari hanno uno strumento di firma digitale, quindi sono in grado di firmare i documenti e tutto il processo che ne viene dietro. Questi servizi a valore aggiunto che dicevamo in precedenza e il portale degli operatori è messo in uso a tutti i produttori, ma anche a strutture tipo gli ambulatori di primaria assistenza, che quindi hanno l'accesso all'informazione anche se non hanno una loro propria cartella. I fascicoli sono circa 70.000 attivati. Abbiamo un indicatore molto importante: gli over 65 l'hanno attivato al 67%, quindi le fasce più deboli sono quelle che hanno avuto un maggior beneficio. Il numero di documenti digitalizzati, il numero di documenti consultati, quanti documenti consegnati solamente più online, quindi senza far sì che l'assistito si rechi allo sportello, e anche l'attivazione di altri dati, dei taccuini, piuttosto che dei profili sanitari sintetici. Quindi per noi il fascicolo è già un risultato importante raggiunto, la prospettiva è di continuare a investire sui processi di rete, l'integrazione tra gli operatori per portare a processi che agevolino la cronicità, i percorsi assistenziali e i piani terapeutici in rete, che mettano in relazione il sociale con il sanitario, quindi condividono i dati anche tra queste due strutture. E quindi continueremo su questo percorso. Grazie per l'attenzione.
Grazie Eric per questa presentazione molto interessante. Le pongo una domanda da Salvatore Messina che chiede, il progetto regionale della Regione Aosta potrebbe essere replicato anche in altre regioni che sono più grandi. Quali criticità si sono avute nella Regione Aosta per la realizzazione del progetto? È una domanda sicuramente appunto legata al fatto che si possa replicare, no? Un progetto così anche in altre regioni più grandi. Ma allora, la replicabilità dal punto di vista del modello, dell'architettura, secondo me, può essere sicuramente portata avanti, perché, come espresso nelle mie slide, abbiamo cercato di non fare un, tra virgolette, custom, ma di adeguarci a quelle che sono standard, linee guida, specifiche, quindi siamo, diciamo, standardizzati. Sicuramente l'impatto non è solo sul modello, ma c'è un impatto mo molto forte sui produttori anche di documenti, cioè il cambiamento deve partire dalla fonte. Bisogna fare in modo che le aziende, gli ospedali, i medici avviino un processo di cambiamento per passare al digitale, che vuol dire adottare gli operatori di firma digitale, archiviare all'interno dell'azienda in modo digitale, in modo strutturato i documenti, definendo dei nomenclatori, delle regole, in modo tale da riuscire a interpretare e gestire il dato in modo importante. E sicuramente l'altra complessità è, come dicevo prima, siccome il processo tocca tanti soggetti, riuscire a fare rete, anche dal punto di vista della governance del processo, del progetto, del processo, con una volontà molto forte sia a livello, diciamo, direzionale, politico, nel portare avanti questo progetto, che sicuramente dà dei grossi vantaggi e benefici, ai servizi sanitari. Benissimo, grazie. Chiedo a Agid se vogliono concludere in qualche modo. Comunque li ringrazio per l'ottimo lavoro che è stato fatto sulle domande, insomma, siamo riusciti a rispondere a tantissime domande direttamente in chat. Nel frattempo io ricordo il webinar della prossima settimana con cui concludiamo l'anno 2018, che è dedicato a Web Analytics Italia. Il monitoraggio dei servizi web della PA, quindi chi è interessato può già iscriversi. Ecco, vedo Stefano. Sì, no, volevo solo ringraziare tutti quanti per veramente molto interessante anche per noi. Lo dico perché è un momento in cui c'è, diciamo, l'assunto, riprendere tutte le idee e metterle a fattor comune e confrontarci con chi poi deve utilizzare i servizi è sicuramente un momento anche per noi di crescita. Quindi io voglio ringraziare tutti e non proseguo oltre perché è ora di pranzo per tutti quanti e vi aspetto al prossimo webinar. Grazie mille Stefano, ringrazio tutti i relatori per la professionalità e per essere stati tutti nei tempi, grazie a tutti. E allora noi ci vediamo al prossimo webinar il 19 di dicembre, buon pranzo a tutti, arrivederci. Grazie ancora.